La prima puntata di Ciao Darwin 7 La Resurrezione ha conquistato i favori del pubblico anche grazie alla presenza di Jenny Vatvod, incantevole madre natura originaria dell'Arizona. In questa settima e ultima edizione il ruolo delle statuarie protagoniste varierà ad ogni puntata e la scelta del suo volto per quella d'esordio ha già restituito grandi soddisfazioni. Un po' Megan Fox e un po' Irina Shayk, Jenny è stata all'altezza del compito affidatole e ha lasciato a bocca aperta il pubblico durante la solita discesa dalla scala. È una modella, vive a Milano e ha calcato le passerelle delle case di moda più famose del mondo, anche se ama definirsi solo un ragazza sul suo profilo Instagram. Jenny è Cindy Vatvod, tifosa dell'Inter Alleazza, ed è proprio sul noto social network fotografico che tra scatti in passerella, shooting fotografici, foto di viaggi in giro per il mondo e tanto altro, sono emerse le immagini di Jenny Vatvod allo stadio. Sì, perché pare che la bellissima madre natura di Ciao Darwin sia anche molto tifosa, e non di una squadra qualsiasi, bensì dell'Inter, la squadra del cuore di Paolo Bonolis, conduttore del programma che l'ha ospitata. Foto e video dal Meazza, che la ritraggono con la sensuale sorella, a sua volta molto avvenente, mentre aspettano di vedere giocare la loro amata Inter. Felici e infreddolite, hanno comunicato ai loro fan la gioia di poter assistere al match, raccogliendo non pochi favori in commenti e condivisioni. Paolo Bonolis, tifoso dell'Inter Alleazza di Milano. Jenny Vatvod ha 25 anni e ha misure da capogiro. Non c'erano grandi dubbi sul fatto che un corpo così perfetto non rasentasse il limite della perfezione in quanto a forme e misure. Sul sito della sua agenzia sono consultabili nel dettaglio: altezza 172 seno, 81 vita, 60 fianchi, 88 numero di scarpe, 38 chi se ne frega.